dalla Provenza alla Maddalena in Val d'Ornace. Cosa succede? Succede che Alina Piazza Vercellese frequenta la Valle d'Aosta, se ne innamora e per ormai tanti decenni la frequenta. E le chiedono, alla Maddalena dicono, ma perché il comune di La Maddalena si chiama così? Quale può essere la spiegazione? E lei è una ricercatrice, è una studiosa, incomincia ad interessarsi. E nasce Maria Maddalena e l'acqua, dove c'è un percorso che inizia oppure continua dal Medio Oriente per poi arrivare in Francia, per poi arrivare in Valle d'Aosta, ma di questo ci parlerà Nina. Volevo anche segnalarvi l'appendice verso la Garde di Monsignor Laurent Glezas, relativa al santuario di Notre Dame de la Garde, dove abbiamo presentato il libro con un discreto un ottimo successo. E un personaggio canonico Laurent Glezas determinante e importante, con delle grandi caratteristiche umane. Non era solo il priore di Sant'Orso, era anche il cappellano delle carceri militari di Aosta, e ci ha lasciato, probabilmente pubblicato in francese, questa è la seconda parte del testo, qualcosa che io definirei poetico. Ma Alina, come mai, anzi no, non, a prescindere dal perché hai voluto scrivere questo libro, l'ho già detto, perché ti hanno chiesto dalla comunità, il comune di La Maddalena di scriverlo, raccontaci proprio direttamente questo tuo viaggio. Sì, allora, buonasera a tutti e grazie di essere qui. Sì, è stato veramente un viaggio in tanti sensi. Maria Maddalena è sempre stata legata all'acqua e la cosa non mi era chiara all'inizio, anche se sono tanti decenni che me ne occupo in realtà. Ma la cosa che mi era rimasta impressa da quando ero piccola era il fatto che la figura di Maria Maddalena fosse duplice, proprio per questo suo collegamento con l'acqua, perché è una santa che veniva considerata addirittura in modo positivo e negativo. Ci sono molti proverbi, anche qui nella nostra zona sicuro, e in tutto il Piemonte, ma anche in Sardegna, che dicono che il giorno di Santa Maria Maddalena è pericoloso per chi ha contatto con l'acqua. Cioè l'acqua ha un aspetto positivissimo, noi siamo fatti in massima parte di acqua e l'acqua ha una valenza enorme in senso spirituale e in senso materiale, noi senza l'acqua non viviamo. Però in quel giorno di Santa Maria Maddalena è pericoloso bagnarsi, perché Maddalena porta addirittura anche un aspetto negativo, il rischio di annegamenti. Ci sono molti proverbi che parlano di persone che possono annegare, che insomma un aspetto positivo e negativo, io non capivo perché è probabilmente l'unica santa che ha questo duplice aspetto, e allora ho incominciato a cercare, e però ho dovuto cercare parecchio lontano. E sono risalita, forse per la mia preparazione antidiluviana, a delle divinità orientali che hanno sempre avuto un rapporto anche loro con l'acqua, e adesso naturalmente non possiamo citarle tutte, ma vi parlo di Iside, e aveva dei templi con delle vasche che si riempivano d'acqua a mano che saliva il livello del Nilo, quindi era possibile calcolare quando stava arrivando l'alluvione. E poi c'erano anche molti riti di immersione di statue della Dea. La croce la vediamo alla fine, sì, perché non c'era ancora la croce. Un'altra divinità molto collegata alle acque era Artemide, e Artemide ha subito sollevato la mia curiosità, perché quando è stata fondata Marsiglia nel 600 a.C., gli stessi focesi che l'hanno fondata, venivano dalla zona di Smirne nell'attuale Turchia, hanno portato e subito costruito un tempio ad Artemide. E Artemide era anche lei una dea molto legata all'acqua, e era stata trovata la sua statua in uno stagno coperta di squame, e nei suoi templi addirittura
venivano indicate le rotte per chi andava a colonizzare il Mediterraneo occidentale e quindi era anche collegata con la navigazione, come del resto già Iside. Quelle però che hanno rivelato una somiglianza maggiore con la Maddalena sono state le ninfe. Se voi leggete il libro decimo dell'Odissea, comincia con la descrizione della grotta vicino al porto di Itaca, che era abitata dalle ninfe. Le ninfe avevano degli ostri, lì le api producevano il miele, ma questa è una cosa strana, perché le Melissa e le api erano le sacerdotesse e gli iniziati, le iniziate della dea Artemide comunque, e il simbolo della dea Artemide che abbiamo visto collegato all'acqua era l'ape, l'ape regina. In queste grotte c'erano delle sorgenti perenni, quindi queste ninfe erano collegate alle sorgenti e avevano già loro un aspetto positivo e negativo, perché erano divinità, semidivinità, non erano nemmeno eterne, anche se campavano quasi 10.000 anni, erano pericolose, potevano portare a non capire più bene quello che stesse succedendo, specialmente nel primo meriggio, e addirittura potevano rapire i giovanetti, come era successo a Giasone, che aveva perso così il suo caro scudiero, che era mai più tornato da una grotta delle ninfe. Le ninfe e queste divinità orientali entrano nella Gallia, nella Francia meridionale, attraverso Marsiglia, che appunto era un centro per le rotte commerciali. Queste divinità arrivano sul territorio francese attuale, la Gallia, incontrano i Celti, e i Celti erano molto legati, si è visto anche prima, alle divinità naturali e anche alle acque, e molte divinità celtiche erano collegate alle acque, come Masha Mongruad e anche Brigid, che dà poi origine a Santa Brigida. E lì si formano dei sincretismi fra tutte queste divinità, praticamente nascono e si diffondono delle divinità che nel Medioevo sono delle figure, non divinità più, che sono miste, perché è anche attraverso Marsiglia che entra il cristianesimo, ma entra direttamente dall'Oriente ed entra con delle caratteristiche che non sono passate attraverso Roma. Questo cristianesimo si unisce alle divinità che erano già locali. Non solo, c'è un fatto particolare: come può unirsi così tanto? Poteva esserci un contrasto, invece non c'è stato, perché sempre attraverso Marsiglia i monaci passano in Irlanda. In Irlanda addirittura molti druidi entrano nei conventi cattolici cristiani e portano la loro abitudine alla divinizzazione della natura e in particolare delle sorgenti. Nascono anche quelle che nel Medioevo sono le fate, che sono molto simili alle ninfe, anche loro con un aspetto positivo e negativo, perché possono rapire i bambini, anche se di solito sono preposte, come già le ninfe, alla fertilità, e sono delle figure soprattutto care alle donne, in effetti, no? Posso chiedere una cosa? Perché mi ha incuriosito in questo passaggio che c'è stato, no? Tra i vari culti, il fatto, per esempio, Morrigan, che hai citato, che era la dea delle fonti delle acque curative, che veniva appunto chiamata Macha Mongua, che aveva già la chioma rossa, sì, poi la Maddalena è proprio caratterizzata, allora, che vediamo, abbiamo presente la questi lunghi, sì, capelli. La vediamo sempre come quei capelli rossi con i capelli biondi, però se noi pensiamo nell'Oriente, in Palestina, in Israele attualmente, sono razze scure di pelle, scure di capelli, come i nostri, anche gli abitanti del nostro sud, no? Non sono persone di solito bionde, con la pelle tenera, così.
E allora io penso che questa caratteristica della Maddalena venga appunto dalla Francia e venga da queste divinità che già erano sul posto, perché vedere una Maddalena, noi dovremmo immaginarcela con i capelli scuri, la pelle magari un po' olivastra, niente, se guardate le opere d'arte è sempre bionda e affascinante, ma questo anche si collega molto al fatto che è legata alla fertilità. E io ho visto in Valle d'Aosta, come diceva Ennio prima, questa cosa strana dell'immersione della croce è quella che ha dato origine al mio libro su Barmask, perché sono arrivata in quella valle, non conoscevo niente, non sapevo assolutamente niente, però ho subito letto in un libro già vecchio che in una cappella si faceva fino al 68 l'immersione della croce, che è un rito stranissimo che lì è collegato alla Maddalena, perché quella cappella adesso è di Notre Dame de Monsecours, ma solo dal 1839, mentre precedentemente era una cappella della Maddalena. Allora, io sono curiosissima, non era possibile lasciarmi questa cosa. E ho poi visto recentemente che non è l'unica cappella della Maddalena in Val d'Aosta nella quale si faceva l'immersione della croce, perché la si faceva ancora recentemente a Prareye in Valpelline e anche nella valle di Champorché, dove c'è una cappella della Maddalena dove si andava nel giorno delle rogazioni. E questo rito anche lui ha richiesto sulle tracce della Maddalena comunque una ricerca parecchio difficile, io non riuscivo a venirne assolutamente a capo, finché in un libro francese, casualmente un libro di etnografia, scopro che sapevano benissimo dall'altro lato delle montagne da dove potesse venire questo rito dell'immersione della croce, perché c'è un rito ortodosso che è molto molto simile, ed è quello della santificazione delle acque, che viene fatto il giorno dell'Epifania, dura 3 giorni veramente per loro la festa, e si svolge così. Il metropolita, insomma il loro sacerdote, quello che sta officiando, procede alla benedizione del fonte battesimale, e solo in quel giorno è possibile, e lo fa immergendo 3 volte la croce e poi facendo una benedizione ai presenti col mazzolino di basilico che adornava la croce. Dopodiché, e questo ha dato la chiave, esce e si reca, secondo il luogo, al mare, oppure al fiume, oppure al lago, e questa croce viene buttata nell'acqua. Questa croce che ha già fatto la benedizione dell'acqua del fonte battesimale. Viene buttata nell'acqua e se il clima lo permette, naturalmente non nel nord della Grecia, a posti gelidi, ma per esempio a Creta riescono a farlo benissimo, i giovani si tuffano e chi riesce a ripescare questa croce ha una benedizione particolare praticamente. Ma non è che venga fatto solo in Grecia, ho poi scoperto che questo rito si fa ancora attualmente anche a Venezia, dove c'è una comunità di greci ortodossi, il metropolita benedice il fonte battesimale, benedice la laguna e butta dal ponte nel canale questa croce, e c'è un quadro di Bellini che ce l'ho sul libro di Barmask, qui non è stato riprodotto, che sembra che descriva il miracolo di questa croce che si torna dal canale, in realtà è la rappresentazione perfetta di quello che succede nel rito ortodosso. La croce viene buttata e non caduta casualmente, come si dice per il quadro, e viene ripescata da chi si sta tuffando nel canale e la riporta su. E io quando sono andata al Museo delle Icone Bizantine lì a Venezia ho conosciuto una signora custode che mi ha detto che non hanno più fede, perché non c'è più nessuno che si tuffa nel canale il 6 di gennaio per ripescare una croce, e posso anche capirli. E quindi c'è un volontario in gondola che si tuffa immediatamente e la ripesca. Però questo rito ortodosso non è fatto per chiedere la pioggia, mentre in Valle d'Aosta e in Francia è un rito per la pioggia. E quindi, secondo me,
si è unito questo che è un rito ortodosso entrato attraverso Marsiglia nella Gallia e passato poi nella chiesa francese, gallicana e ovviamente anche valdostana, che ne ha fatto parte fino a subito dopo l'Unità d'Italia, dipendeva dalla arcidiocesi di Moutier in Tarentaise, Val d'Isère, e si è unito sicuramente nella zona francese a quelli che erano i riti precedenti che nessuno ci ha lasciato scritti, ma quelli celtici, quelli non solo salassi ma di tutta l'Europa centrale, per chiedere la pioggia. E questo lo si capisce però perché sono rimaste le leggende. Ci sono tanti laghi in Valle d'Aosta, ma anche in Trentino, un po' dappertutto sulle Alpi, nei quali si dice se buttate una pietra scoppia il temporale. Allora, il rito che precedeva l'immersione della croce con valenza cristiana deve essere stato quello di buttare dei sassi nell'acqua, farne schizzare sull'acqua e quest'acqua ricadeva. E qui entra in gioco la magia simpatica, perché tutto quello che dall'alto piove, scende, comprese le lacrime della Maddalena, può portare la pioggia. Il simile chiama il simile. Allora, questo rito viene ancora fatto non più a Barnasche, l'hanno fatto fino al 68, non più a Prareye, l'hanno fatto fino al 32, ma si svolge ancora a Cunei, e sopra Saint-Barthélemy, in alto, dove ogni 5 agosto appunto viene ancora benedetta la sorgente con l'immersione della croce, e quindi lo potete vedere ancora in alto, e questa croce ancora stillante d'acqua viene sollevata, magia simpatica, l'acqua che scende dalla croce per dare la benedizione ai campi e ai presenti. E come nel rito ortodosso, le persone che hanno partecipato possono raccogliere l'acqua di questa sorgente, che da quel momento è benedetta praticamente, quindi è utile per la salute, per benedizioni varie, e si può portare a casa e conservare. Alla Madeleine ho poi pensato che però il nome arrivasse da un'altra traccia abbastanza complicata anch'essa, perché i posti della Maddalena in Francia sono tutti collegati con l'acqua. La Sainte-Baume giù in Provenza è una cosa incredibile, l'acqua gocciola da sopra. Ecco, proprio a tal riguardo c'è qua Simone Gaetano che fortunatamente lì là per un servizio fotografico e abbiamo utilizzato inserendo due foto nel libro, sì, meravigliose. E lui è qua, poi dopo te lo presento, mi fa molto piacere. Dico solo una cosa, poi ti lascio continuare. La scoperta del, al momento, unica Maria Maddalena penitente, che vedete che si sta flagellando, che è un bassorilievo presente all'interno dell'altare della chiesa di La Maddalena. Adesso la sovrintendenza sta facendo delle ricerche, ma attualmente questa è stata una scoperta attribuibile, sì, assolutamente ad Arina Piazza e al ricercatore storico Patrick Perret. Scusa se ti ho interrotto, ma meritava l'addizione. Sì, ci sono Maddalene penitenti in Valle d'Aosta, adesso tocca alla sovrintendenza controllare. C'è una cappella entrando nella cattedrale di Aosta, completamente a destra, dove ci sono storie della Maddalena, anche penitente. Però un flagello, sinceramente, io non l'avevo mai visto da nessuna parte. Qua. Si sta flagellando. E poi sì, Gressan, che è un posto incredibile, anche perché Gressan e anche in altri posti della Maddalena compaiono poi leggende di fate collegate all'acqua e collegate alla Maddalena, che non possiamo adesso naturalmente raccontare perché finiremmo a notte. E, sì, dicevo che tutti i luoghi francesi della Maddalena sono collegati all'acqua. Il fatto fondamentale per la sua diffusione in Valle d'Aosta è stato la presenza dei cluniacensi, che sulle prime sembrava che non ci fossero in Valle d'Aosta, dico quando ho incominciato decenni fa a occuparmene, mentre ci sono dei priorati, che non ci sono abbazie vere e proprie, ma ci sono dei priorati che dipendono
da Cluny e da Enei a Lyon, e soprattutto importante quella che c'è qui in Canavese, Fruttuaria, perché Fruttuaria era stata fondata da Guglielmo da Volpiano, che era una figura molto importante per Cluny, ha costruito chiese bellissime, è stato abate di quella che ha costruito lui a Digione, che era San Benigno. E nel 1003 ha fondato Fruttuaria. A Fruttuaria ci sono segni chiari che ci fosse la prima conosciuta ricostruzione in piccolo del Santo Sepolcro, e lì, secondo le consuetudines fruttuariensis, si svolgeva la mattina di Pasqua la rappresentazione, una delle prime rappresentazioni sacre teatrali delle Marie che vanno al sepolcro, e una delle tre Marie è Maria Maddalena, appunto. E questi cluniacensi, di stampo cluniacense ma fruttuariensi, avevano in Valle d'Aosta la parrocchiale di Chambave e di Arnat, però vanno in crisi economica, e il Papa Alessandro III, che è quello per intenderci della pace di Venezia col Barbarossa, aveva già nel qualche anno prima, 1176, dato a Saint-Gilles di Verrès delle particolari libertà, diciamo. Lui stesso nel 1180 costringe Fruttuaria, per appianare questi debiti, a cedere a Saint-Gilles di Verrès sia la parrocchia di Chambave che quella di Arnat, che anche costringe praticamente a vendere, e Saint-Gilles li compra, tutti i possessi che avevano in Valle d'Aosta. E questi sono importanti perché Cluny è famosa per controllare le vie di pellegrinaggio, che erano anche vie commerciali, intanto quella per Santiago di Compostela e poi anche quella per i luoghi santi, perché la Maddalena è stata la prima ad andare al sepolcro. In tutti questi itinerari nominati da Cluny, che era una cosa immensa, aveva centinaia di conventi che dipendevano dal suo abate, è presente molto la Maddalena, perché il secondo abate di Cluny aveva scritto il Sermo in venerazione Sante Maria Maddalene, lanciando in Francia, ma in tutta l'Europa centrale, il culto della Maddalena. Quindi anche quello che da Fruttuaria passa a Saint-Gilles è un territorio già con cappelle della Maddalena, con ospizi, con lebrosari, sempre con cappelle dei lebrosari dedicati alla Maddalena. La Val Tournanche è una valle molto importante perché finisce al Teodulo e quindi era una via di collegamento fondamentale con l'Europa centrale. Non si passava nel Medioevo, dove passa la strada attuale, perché c'è una strettoia, si poteva salire da Chambave, che dipendeva da Saint-Gilles di Verrès, oppure da sopra Châtillon. C'era un sentiero che partiva dal villaggio fortificato di Cono, saliva a Promieux, arrivava a Brengon della Madeleine, proseguiva per Chamois-Chenay e passava dalla Ye di Cervinia, dove già nel XII secolo c'era una cappella della Maddalena perché dipendeva da Fruttuaria, e poi porta al Teodulo. Allora, lungo questo itinerario, visto che i parroci di Antei, da cui dipendeva il territorio della Maddalena, erano di solito dei canonici regolari di Saint-Gilles e non nominati dal vescovo, quindi impregnati di devozione alla Maddalena, probabilmente quando i Maddalene hanno deciso di avere una chiesa propria, il suggerimento è stato di intitolarla la Maddalena, proprio perché il parroco era un canonico di Saint-Gilles. E io dico sempre, non ci sono le prove, ma mi viene in mente che quel posto fosse quasi un posto di tappa su questo itinerario importantissimo, che collegava comunque il fondovalle con la Ye di Cervinia e il Teodulo, che potesse esserci un qualcosa già della Maddalena sul posto, ma questo non si sa. Al momento risulta l'unica ipotesi plausibile. Se poi ne usciranno altre, io sarò ben contenta. Chiudiamo. Sì.
Sì, io ho solo una curiosità che forse sarebbe la pena di approfondire, perché la pazzia di fruttuaria, io so che c'è una storia che ancora adesso raccontano quelli del posto, di due santi però che fanno piovere e che li hanno portati fuori un anno che c'è stata l'alluvione, adesso loro mi sono, ecco. E quindi chissà che c'è stata anche qui una trasposizione, delle reliquie provenienti da Roma, però arrivate molto più tardi dopo la fondazione, e pare che per 5 volte negli ultimi 30 anni siano state spostate, forse per imbiancare o per qualche motivo, e per 5 volte hanno avuto l'alluvione, per cui non scherziamo troppo con i riti per la pioggia, che oggi non ce ne abbiamo neanche bisogno proprio. Piove già di proprio. Grazie, grazie Arina, grazie, ci sembra molto bene.